Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo, mentre la folla gli faceva ressa attorno per ascoltare la parola di Dio, Gesù, stando presso il lago di Gennesaret, vide due barche accostate alla sponda. I pescatori erano scesi e lavavano le reti. Salì in una barca che era di Simone e lo pregò di scostarsi un poco da terra. Sedette e insegnava alle folle dalla barca. Quando ebbe finito di parlare, disse a Simone: «Prendi il largo e gettate le vostre reti per la pesca». Simone rispose: «Maestro, abbiamo faticato tutta la notte e non abbiamo preso nulla, ma sulla tua parola getterò le reti». Fecero così e presero una quantità enorme di pesci e le loro reti quasi si rompevano. Allora fecero cenno ai compagni dell'altra barca che venissero ad aiutarli. Essi vennero e riempirono tutte e due le barche fino a farli quasi affondare. Al vedere questo, Simon Pietro si gettò alle ginocchia di Gesù dicendo: «Signore, allontanati da me perché sono un peccatore». Lo stupore infatti aveva invaso lui e tutti quelli che erano con lui per la pesca che avevano fatto. Così pure Giacomo e Giovanni, figli di Zebedeo, che erano soci di Simone. Gesù disse a Simone: «Non temere, d'ora in poi sarai pescatore di uomini». E tirate le barche a terra, lasciarono tutto e lo seguirono. Pace e bene, eccoci di nuovo insieme, carissimi amici, per un nuovo appuntamento con la parola di Dio. Davvero ogni volta che ci poniamo con le giuste disposizioni del cuore e della mente all'ascolto della parola del Signore, ci rendiamo conto di vivere un'esperienza unica, sempre nuova, di incontro con Lui. Questa quinta domenica del tempo ordinario è davvero particolare perché ci permette di riflettere su tanti temi importanti che ci riguardano, che riguardano la nostra vita spirituale. Se da una parte allora sia la prima lettura che il Vangelo ci presentano un momento della chiamata, rispettivamente di Isaia e di alcuni apostoli, dall'altra sottolineano la fiducia di coloro che sono chiamati e la disponibilità a compiere una missione. Poi io udii la voce del Signore, racconta Isaia nella prima lettura, dopo aver descritto questo particolare incontro con il Signore che gli purifica le labbra con il carbone ardente, quasi ad abilitarlo alla sua nuova missione. Ecco, dice: udii la voce del Signore che diceva: chi manderò e chi andrà per noi? E io risposi: eccomi, manda me. Sono parole che descrivono proprio la disponibilità del profeta a compiere tutto quanto il Signore gli avrebbe chiesto. Così anche il brano del Vangelo ci presenta dapprima lo stupore di Simone quando Gesù gli chiede di prendere il largo per la pesca. «Maestro, abbiamo faticato tutta la notte e non abbiamo preso nulla, ma sulla tua parola getterò le reti». Simone dimostra poi una pronta fiducia nel Signore, gli crede ed ecco il miracolo. Presero una quantità enorme di pesci e le loro reti quasi si rompevano. Di fronte a questo miracolo, Simon Pietro sente tutto il suo stato di peccatore e chiede a Gesù di allontanarsi. Ma Gesù lo sceglie e gli comunica anche la missione. Non temere, d'ora in poi, gli dice, sarai pescatore di uomini. Ad una chiamata allora corrisponde sempre una missione da svolgere. Allora ci chiediamo: cosa vuole il Signore per me? Cosa vuole per noi? Cosa ci chiede? Cosa ha pensato per noi? Diciamo sempre di essere
chiamati, e di questo forse ne siamo anche abbastanza convinti, ma probabilmente spesso dimentichiamo che c'è una seconda parte che ci lega in questo rapporto di comunione con il Signore, ed è appunto la missione da svolgere. Abbiamo una strada da percorrere, carissimi fratelli e sorelle, ed è la strada della santità. A questo siamo chiamati tutti in ragione del battesimo ricevuto. Siamo chiamati per la vita eterna in Lui, nel Suo amore. Ecco allora che non possiamo dimenticare che uno degli atteggiamenti necessari e fondamentali per percorrere questa strada è proprio quello della fiducia in ciò che il Signore è capace di compiere nella nostra vita e tramite la nostra disponibilità al Suo invito. Come Simon Pietro, allora dobbiamo avere fede in Lui e dire ogni giorno: mi fiderò della tua parola. So che qualsiasi cosa tu vorrai, la compirai. E allora, fratelli e sorelle, con questi sentimenti vogliamo accogliere anche questa domenica la sua parola che ci viene incontro, ci rinnova e ci salva. Pace e bene, e buona domenica a tutti.